4 giugno, oggi parliamo di San Francesco Caracciolo. In realtà si chiamava Ascanio Caracciolo e proprio questo nome fu alla base di un equivoco per cui egli si trovò inserito in un progetto di Dio che evidentemente non è che Dio si sbaglia, evidentemente era rivolto a lui, ma che dimostra ancora di più quella frase che oramai siamo soliti ripetere, che Dio scrive dritto attraverso le nostre linee storte. Dunque, Ascanio Caracciolo apparteneva alla nobilissima famiglia dei Caracciolo, una delle prime famiglie del reame di Napoli, e apparteneva a un ramo di questa famiglia diffuso in Abruzzo. Infatti, egli nasce in Abruzzo, nel palazzo di famiglia, e nella prima adolescenza viene colpita da una malattia strana. Ecco, gli studiosi dicono che probabilmente si trattava di elefantiasi, una forma di malattia che procurava l'aumento soprattutto degli organi e delle protuberanze del corpo, soprattutto i piedi e le mani. Allora lui sul letto del dolore fece voto al Signore che se fosse guarito, fece voto alla Madonna in realtà, tramite la Madonna al Signore, che se fosse guarito egli si sarebbe fatto prete, guarì da questa malattia. E quindi cominciò Don Ascanio a lavorare a Napoli. Già diede prova di carità, ma a un certo punto, un giorno, gli arrivò una lettera. In realtà era indirizzata questa lettera a un suo lontano parente che aveva però il suo stesso nome e il suo stesso cognome. Si chiamava anch'egli Ascanio Caracciolo. E questa lettera, ed era pure egli sacerdote, questa lettera era stata scritta da Agostino Adorno e Fabrizio Caracciolo, altri due nobili, i quali volevano fondare una nuova congregazione religiosa di chierici regolari, che poi si chiameranno chierici regolari minimi e popolarmente sono detti caracciolini, proprio perché poi fu lui il vero protagonista di questa nuova congregazione. Noi sappiamo che il 1500-1600, il periodo della Controriforma o Riforma Cattolica, è stato il periodo in cui lo Spirito Santo ha suscitato questa nuova forma di vita comune dei sacerdoti, che era appunto quella dei chierici regolari, per cui ci sono i chierici regolari teatini, barnabiti, anche in un certo senso i gesuiti, pur nella loro singolarità e importanza, sono dei chierici regolari. E anche questa congregazione è una congregazione di chierici regolari, cioè di preti associati tra loro, che fanno sì vita comune, però in modo molto più leggero rispetto agli ordini monastici antichi, e la loro vita comune è più agile, più leggera, perché loro si danno di più all'apostolato diretto. E allora fu proprio Ascanio Caracciolo, che poi cambiò il nome diventando frate in Francesco, a scrivere ai Camaldoli a Napoli le nuove costituzioni di questa nuova congregazione, e poi anche, non solo, ma egli fu il vero e proprio leader, l'iniziatore, sebbene l'idea non era partita da lui. E tant'è vero che profuse poi, trasmise in questa nuova congregazione che vedeva in lui il fondatore, anche se erano in tre poi di fatto i fondatori, il suo amore all'Eucaristia. Infatti aveva un amore particolare verso l'adorazione eucaristica. Infatti anche nelle regole dei chierici regolari minimi, caracciolini, c'è quella di fare un'ora di adorazione ogni giorno davanti al Santissimo Sacramento. Morì consumato dalle fatiche, dallo zelo apostolico ad Agnone. Era nato nel 1563, morì il 4 giugno 1608, quando era ancora in vita un altro grande, che però lui era nato ad Agnone, Papa
padre Matteo d'Agnone, frate cappuccino e uno dei più grandi esorcisti mai vissuti nella storia della Chiesa, di cui ho scritto una biografia che si può trovare tramite Amazon, e ho scritto anche diversi profili che sono presenti e si possono trovare agevolmente su internet. San Francesco Caracciolo, fondatore suo malgrado, strumento della provvidenza, prega per noi.